doppio premio per il deputato di Fratelli d'Italia Jimmy Cangiano, un posto nella commissione trasporti, un altro nella commissione cultura e pubblica istruzione. Insomma, crediamo che sia soddisfatto. Oltre che un premio, un doppio impegno che prendiamo a cuore, sono due temi importanti, fondamentali per lo sviluppo della regione Campania. I trasporti, la Campania è uno dei poli più grossi in Italia rispetto sia al trasporto su terra che su mare. I temi dell'istruzione li conosciamo tutti, ci sono una serie di questioni urgentissime da andare a vedere, da problemi con l'algoritmo per i docenti precari, ai questioni dei personale ATA nelle scuole. Sono tanti temi che proveremo ad affrontare in tempi rapidi perché il Paese e la Campania ha bisogno di risposte immediate. Proprio sulla questione scuola, da anni, decenni, ci sono precari, ci sono persone che non sanno che futuro hanno, che non possono impegnarsi per un mutuo. Insomma, in concreto, che cosa si può fare? Ma sicuramente abbiamo la disponibilità di ascoltare i sindacati, ma la classe docente in generale, per trovare delle soluzioni in comune per affrontare la questione in tempi brevi. Ci sono i precari, inseriti in diverse fasce, dalle GAE alle prime fasce. È un discorso in generale che va affrontato in tempi brevi. Abbiamo anche preso contatti già in questi giorni con il sottosegretario, con il ministro dell'istruzione. Siamo pronti a fare la nostra parte in Parlamento. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, un problema del sud ormai atavico, come si può intervenire? Chiaro, dobbiamo far ripartire il Mezzogiorno. Se parte il Mezzogiorno, parte l'Italia intera. Abbiamo bisogno di infrastrutture e trasporti degni di questo paese.